Buonasera e benvenuti a un'altra puntata di Good Night Milano. Qui a Milano News solitamente ci occupiamo di Milano, ma noi siamo una social web TV e in questo ambito abbiamo voluto approfondire con un ospite che fa la divulgatrice social. Ciao Sofia. Ciao. Allora, chi sei? Allora, io mi chiamo Sofia, appunto, e sono una studentessa di medicina all'ultimo anno, sto facendo la tesi in medicina legale e sono il volto dietro al progetto La Medicina Geniale su Instagram, e in cui cerco di fare divulgazione in ambito medico, ma in particolar modo di medicina legale e sanità pubblica, che è l'ambito appunto di mio maggiore interesse in medicina. Infatti mi piacerebbe in futuro fare il medico legale. Diciamo che questo ambito, allora innanzitutto dico mi piacerebbe, cioè sto cercando di fare divulgazione perché ho iniziato da poco e è partito un po' come un hobby, una cosa che mi piace fare, mi piace seguire anche su Instagram, però non è un lavoro, non sono preparata per farlo e cerco quindi di metterci tutto il mio impegno, tutta la mia passione per farlo al meglio, però non so se ci sto riuscendo. Allora, sei una tesista in medicina legale. Sì. Spieghiamo ai nostri spettatori che cos'è la medicina legale. Allora, la medicina legale è un ambito specialistico della medicina che riguarda tutti quegli aspetti medici che hanno a che fare anche con gli aspetti legali, quindi per esempio l'ambito delle assicurazioni, l'ambito dei crimini, ovviamente quelli che si conoscono di più, quindi omicidio, tentato omicidio, eccetera, e l'ambito della responsabilità personale e professionale anche. È un ramo distaccato rispetto per esempio all'anatomopatologia. Spesso si tende a confondere il medico legale con l'anatomopatologo perché entrambi fanno le autopsie, ma in realtà sono due ambiti separati nella medicina italiana. Comunque per fare medico legale un medico deve aver conseguito la laurea in medicina, deve essere abilitato e poi aver fatto la specializzazione in medicina legale che dura 4 anni. Allora, abbiamo spiegato cos'è la medicina legale, a sto punto una definizione dell'anatomopatologia. Sì, l'anatomopatologo è un altro specialista nell'ambito medico che ha fatto un'altra specializzazione rispetto alla medicina legale che si chiama anatomia patologica, appunto. Anch'esso fa le autopsie, però in ambito ospedaliero, però il principale lavoro dell'anatomopatologo è lavorare in laboratorio con il microscopio a guardare i vetrini, principalmente di biopsie o ago aspirato, diciamo, che sono i principali campioni dell'anatomopatologo, quindi non lavora sui morti. Ago aspirato? Sì, ago aspirato è una tecnica di prelievo di cellule per analizzarle, per esempio per analizzare cellule tumorali. Va bene, e noi abbiamo deciso di fare i giornalisti social, e tu hai deciso di fare la divulgatrice social. Sì. Com'è farlo? Allora, fare il divulgatore è parlare di un argomento che per forza non è legato a una news, quindi a una notizia fresca, ma può partire magari da una notizia, ma il divulgatore ha principalmente il compito di approfondire l'argomento, quindi cercando di studiare il più possibile l'argomento, ovviamente su fonti scientifiche, cercare di elaborare tutto quello che ha trovato su questo argomento e renderlo accessibile al pubblico, che non per forza è un pubblico preparato ad ascoltare alcuni argomenti. Quindi il divulgatore ha il compito di semplificare al massimo il linguaggio senza però cadere nella banalizzazione e in più deve interessare il pubblico che non ha nulla a che fare magari con l'ambito scientifico, quindi facendo delle metafore, degli esempi anche legati per esempio a film o libri o serie TV. Quindi hai parlato di semplificare. Sì.
il riduzionismo di Lucrezio, quindi dobbiamo avere un riduzionismo tale per cui la cosa è masticabile anche dalla persona, sì, senza un'adeguata preparazione? Sì, però senza banalizzare l'argomento, cioè non si possono escludere alcune cose, però si cerca di semplificarle il più possibile. E quando è che hai iniziato questo progetto? Allora, è iniziato a maggio, in occasione del 22 maggio, era l'anniversario dell'approvazione della legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza, e quindi il primo post è stato proprio su questa legge. Ho cercato, insomma, di anche qui semplificare un po' gli articoli più importanti della legge in modo tale da far capire di cosa si tratta. Non si parla solo di aborto, ma anche di altre cose. E in realtà l'idea mi era venuta molto tempo prima, avevo l'idea di fare un podcast, però non sono molto tecnologica, quindi avrei dovuto imparare un po' a montare audio, usare microfono, eccetera, e quindi sentivo la necessità di iniziare il più in fretta possibile, e quindi mi sono buttata su Instagram perché è il mezzo che conosco meglio e anche più diretto, più facile da utilizzare. Però Instagram, già qui noi in redazione vediamo molte delle problematiche che ha questo social, tu quali vedi? Allora, innanzitutto, per esempio, se non si ha un profilo curato dal punto di vista dell'immagine, dei colori, è difficile attirare magari quelle persone che usano il social proprio per vedere belle foto, leggere belle frasi, eccetera. E quindi è un po' difficile catturare l'attenzione parlando di argomenti un po' più strutturati rispetto all'esperienza giornaliera. E poi che molto spesso magari la gente usa Instagram mentre è in attesa alle poste, eccetera, quindi scorre il feed di Instagram magari anche senza leggere quello che c'è scritto, e siccome io creo contenuti, cioè le foto molto spesso non le faccio io, e quindi l'importante è che si legga il contenuto, però non so se spesso venga fatto. E noi persone normali, quando ci approcciamo alla medicina su internet, solitamente elenchiamo una serie di sintomi su Google. Quanto è corretto farlo? Allora, diciamo che ci sono alcune testate giornalistiche che fanno della buona informazione in ambito medico, con delle fonti accurate, eccetera. Però dall'altra parte non possono sostituire il medico, o meglio, in alcuni casi si possono utilizzare, soprattutto per esempio uno studente di medicina sa discriminare quando un'informazione è troppo semplificata o troppo complicata, e quindi lo può utilizzare come un mezzo per approfondire alcuni argomenti, ma senza utilizzarlo come fonte principale dello studio. Mentre un paziente che non sa niente di medicina e si approccia a queste pagine vede innanzitutto la medicina come una cosa super complicata e magari non riesce a capire bene di cosa si parla, e vengono utilizzati dei termini un po' specifici, quindi magari il paziente prende paura, insomma si spaventa. E poi dall'altra parte il medico è proprio il lavoro del medico questo, partire dai sintomi per arrivare alla diagnosi, e un medico ha studiato 6 anni più 4 anni per riuscire a fare questo in modo il più corretto possibile, e in alcuni casi nemmeno ci riesce, quindi è difficile che riesca a farlo una persona che non ha niente a che fare con l'ambito medico, anche perché magari molti sintomi sono in comune con più malattie. E quindi è il medico che sa fare, si chiama diagnosi differenziale, cioè mettere insieme i vari sintomi e cercare di fare la diagnosi più probabile possibile per quei sintomi, per quei segni, per quei risultati delle analisi che ha.
E ovviamente poi chi cerca la diagnosi su Google va sempre a ricercare anche la patologia più rara, più grave, e quindi alla fine arriva dal medico che pensa sempre di essere sul punto di morte. Però bisogna riconoscere la validità dello strumento in buone mani. Certo. E qualcuno ti ha mai elencato una serie di sintomi aspettandosi una diagnosi? Allora, mi è capitato proprio dopo aver aperto la medicina geniale che qualcuno mi scrivesse appunto tutti i sintomi, i vari segni, chiedendomi una diagnosi. Però innanzitutto io non sono un medico e in ogni caso non è comunque etica professionale fare diagnosi online senza conoscere il paziente, senza aver fatto appunto un'anamnesi accurata. Quindi diffidiamo a tutti i nostri spettatori di mandare i propri sintomi ai medici su Instagram. Soprattutto se non sono medici ancora. Soprattutto se non sono medici. E io, guardando il tuo feed, il tuo profilo su Instagram, ho notato come riesci a integrare quello che noi definiamo la pop culture all'interno dei tuoi post. Mm-hmm. Anche noi, persone normali, sappiamo quello che sappiamo dalla medicina tramite le serie TV, tramite i film. Quanto è corretto andare a imparare qualcosa della medicina tramite le serie TV? Allora, diciamo che soprattutto le serie TV americane, quello che si vede non è sempre invenzione, o meglio, magari la puntata di Grey's Anatomy parte da un caso che effettivamente è esistito, oppure da una patologia che effettivamente esiste, che dà quella serie di segni e sintomi, e poi ci si romanza un po' sopra. Però comunque sono serie che hanno dei consulenti medici e quindi non parlano mai di cose inventate al 100%, ecco. E io cerco di partire da alcuni esempi legati a serie TV o a film, proprio perché è più facile catturare l'attenzione di chi legge, e anche per appunto far capire che magari alcune cose si pensano totalmente inventate, invece magari possono essere esistite anche nella realtà. Invece in altri casi in cui si spaccia la puntata di Grey's Anatomy come verità, in realtà non è niente di veritiero. Adesso fammi una classifica personale. Sì. La serie TV più realistica. Oddio, è difficile, perché io in realtà non guardo tante serie TV legate all'ambito medico. Mm-hmm. In realtà diciamo che guardo solo Grey's Anatomy. E quindi in realtà Grey's Anatomy diciamo che è abbastanza curata, per quanto sia uno spettacolo comunque. Ma l'integrazione della pop culture non rischia di svilire il tuo lavoro di divulgatrice? No, credo che sia invece proprio uno dei tiranti, cioè uno dei punti d'accesso. Sì, che attirano il lettore a leggere cosa c'è scritto dopo, e poi magari anche si interessa al profilo, all'argomento, eccetera. Per tua esperienza di questo progetto, che comunque da maggio ha fatto molti progressi, quanto pensi che la gente sappia della medicina in realtà rispetto a quello che pensa di sapere? Allora, questa è una domanda bella, anche perché cioè mi sto rendendo conto che io do sempre per scontate alcune cose, cioè penso sempre che chi mi ascolta sia già in grado di capire alcune cose, soprattutto quando parlo di cose scontate, come per esempio gli antibiotici. Ho parlato recentemente di antibiotici. Io in realtà volevo parlare di un progetto che è molto più specifico sulla resistenza agli antibiotici, che è la stewardship antibiotica. Però facendo delle domande per capire se chi mi ascolta era in grado di capire questo argomento, in realtà mi sono resa conto che tanti non sanno neanche cos'è un batterio, per esempio, e che è la base per capire il funzionamento dell'antibiotico. Spieghiamolo direttamente agli spettatori. Che cos'è un batterio? Allora, un batterio è un agente infettivo che è una cellula, è costituito da una cellula, quindi sopravvive anche senza il nostro aiuto, insomma. E a differenza, per esempio, si fa sempre confusione tra
tra batteri e virus. Il virus non è una particella viva di per sé, ma vive solamente all'interno delle nostre cellule. Quindi, per esempio, utilizzare un antibiotico contro un'infezione batterica che è studiato appunto contro un batterio non ha l'efficacia invece sul virus. E, ecco, e per esempio questa differenza pensavo fosse scontata, invece non è così. Quindi secondo me non solo le persone pensano di sapere di più di medicina di quanto in realtà sanno, ma anche a volte i medici pensano che i pazienti sappiano più di quanto sanno. Ma partendo da zero, è possibile fare trattazione con un completo riduzionismo? Oddio. Io sono l'utente medio di Instagram. Sì. Guardo la tua feed e vedo che parli di antibiotici. Mm-hmm. E utilizzerai delle parole tecniche. Sì, però a questo punto tu come ti devi relazionare come divulgatrice? Allora, io utilizzo le parole tecniche, però cerco sempre di spiegarle facendo, per esempio, delle similitudini o dei paragoni, in modo tale che quando chi legge ha assimilato questo concetto, poi posso utilizzare quella parola tecnica, quella parola specifica, senza dover sempre ripetere il concetto. E quindi in questo modo dà anche la possibilità a chi non conosce le parole tecniche della medicina di riuscire bene o male a destreggiarsi. È per questo che ho cercato di inserire questa rubrica che si chiama Corso di Medichese, proprio non tanto per spiegare come leggere una cartella clinica, perché quello è compito del medico, però per riuscire a capire alcuni termini della medicina che non si possono semplificare più di così, per esempio anamnesi. Che cos'è un'anamnesi? Allora, l'anamnesi è la raccolta della storia clinica del paziente, cioè tutte le domande che il medico fa quando si va a un colloquio con un medico, quindi parte dalle cose basilari, quindi nome, cognome, età, eccetera, e arriva fino a chiedere tutti gli interventi passati, le malattie passate, le malattie anche dei familiari per capire l'ereditarietà, eccetera, per arrivare alla fine a un'ipotesi di diagnosi che poi deve essere ovviamente comprovata dalla visita fisica e dalle analisi. Quindi hai detto che fai questo corso di medichese. Mm-hmm. Questo corso di medichese perché c'è una differenza tra linguaggio naturale, tra l'italiano e il linguaggio medico. Sì, ci sono alcuni termini che non si possono semplificare più di così, che fanno parte proprio del linguaggio tecnico medico, e alcune parole diciamo che è meglio non si conoscano. No, dai, scherzo. No, però alcune parole sono veramente molto tecniche e vengono utilizzate per semplificare anche le discussioni tra i medici, quindi non avrebbe neanche senso che il paziente conoscesse alcune parole. Però per esempio anamnesi oppure emocromo, queste parole sono parole che anche il medico utilizza con i pazienti senza magari rendersi conto che il paziente sì, ha un'idea di cosa significa ma non sa precisamente che cosa sta facendo. Ritieni che un'educazione al medichese possa aiutare tutti? Può essere utile a rendere il paziente più consapevole di cosa si appresta a fare, magari soprattutto per quanto riguarda esami o altre visite specialistiche. Ecco. E un'ultima domanda, visto che siamo quasi in chiusura. Ritieni che il paziente medio, meglio, l'utente medio di Instagram sia interessato al tuo progetto a lungo termine? O che possa essere interessato?
Allora, ovviamente spero di sì. Adesso ho iniziato da poco, quindi non ho ancora sfoderato tutte le mie armi, tutti i miei argomenti cavallo di battaglia, e quindi è un po' difficile da dire. C'è sicuramente, si sta creando un gruppo, una piccola community che è molto interessata agli argomenti di cui parlo, che quindi commenta, mi scrive in privato, reposta quello che scrivo. È ancora molto piccola, spero che possa crescere in futuro. Ci sono altri divulgatori medici, scientifici su Instagram? Allora, medici molto pochi. La madre, diciamo, dei divulgatori medici su Instagram è Roberta Villa, che è una dottoressa, in realtà non pratica la professione, è una giornalista scientifica, e che parla molto spesso di vaccini e antibiotico resistenza anche, e di divulgazione scientifica. Poi altri medici che fanno divulgazione su Instagram non ne conosco, a parte sì un'altra, che è tra l'altro un medico nucleare, un'altra professione molto curiosa, e che ha iniziato più o meno come me a fare divulgazione da poco tempo, quindi ci teniamo in contatto. Cosa fa il medico nucleare nella vita di tutti i giorni? Allora, il medico nucleare è un medico sempre dell'area servizi di medicina, quindi il paziente non lo vede tantissimo, e è una branca che della radiologia, che si è sviluppata appunto dalla radiologia, e che utilizza dei mezzi radioattivi per studiare alcune malattie, soprattutto il metabolismo di alcune malattie, soprattutto diciamo il principale ambito di interesse è l'oncologia. Quindi è effettivamente uno dei pochi casi in cui il nome è letteralmente quello che fa. Sì. Va bene, parlavamo dei divulgatori social. Mm-hmm. All'interno di questi divulgatori si sta creando un senso di coesione e una sorta di relazione tra colleghi? Certo, sicuramente i gruppi di divulgatori scientifici, soprattutto quelli un po' più affiatati, tipo quello dei nutrizionisti, dietisti, è molto affiatato, e quindi fra di loro c'è una certa coesione, si ripubblicano a vicenda le cose, cercano di trattare tutti un argomento nello stesso periodo per affrontare, insomma, l'argomento da più angolazioni. L'ambito invece della medicina, appunto, come ho detto prima, non è molto presente su Instagram, e quindi è un po' più difficile fare gruppo con altri divulgatori. Io magari mi iscrivo con altri divulgatori, però se un divulgatore divulga in ambito biologico, chimico, fisico, è un po' più difficile magari avere una coesione sugli argomenti da trattare. Però hai detto che Roberta Villa non è una dottoressa. Lei è laureata in medicina, però non pratica la professione, fa solamente giornalista. Fa la giornalista, quindi si può essere dei divulgatori anche senza essere dottori, Certo. E sì. Facciamo che domani voglio iniziare a fare il divulgatore. Mm-hmm. Cosa mi serve per iniziare innanzitutto? Allora, secondo me serve conoscere innanzitutto il modo per procurarsi le informazioni che siano il più accurate possibile, quindi conoscere le piattaforme di ricerca, i database degli articoli scientifici, sapere come è strutturato un articolo scientifico, i vari tipi di articoli scientifici, l'importanza di alcuni argomenti rispetto ad altri. E ovviamente sapere come, cioè, il metodo scientifico, se si divulga in ambito scientifico ovviamente. E poi si deve cercare di appunto rendere partecipe chi ascolta, cercare di dare anche, di far sentire diverse campane, cioè non far capire a chi ascolta che quello che si dice è legge, cioè perché io sono il divulgatore, quello che dico è così. Si deve saper dare a chi ascolta gli strumenti per farsi un'idea poi per conto proprio. Allora, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato. Grazie a voi. Io ringrazio anche i nostri spettatori per questa puntata un po' atipica.
Noi ci rivediamo venerdì per un'altra puntata di Good Night Milano.